Se voi dovete mettere in bocca al paziente un manufatto dentale, dato che queste macchine lavorano già con una precisione intrinsecamente più alta rispetto alle esigenze, quella roba lì va su Il sempre. nostro lavoro da semplici artigiani si sta evolvendo, stiamo entrando in un flusso digitale. Dobbiamo cercare di fare di tutto per tenersi all'avanguardia per non rimanere fuori dal mercato. Già all'estero, ma soprattutto anche qui in Italia, sta iniziando un velocissimo progresso di queste tecnologie, di questi macchinari. E quindi noi dobbiamo dare ai nostri associati, ai miei colleghi e a tutta la categoria le basi, le idee, i mezzi per riuscire a rimanere nel mercato e non essere tagliati fuori, e fare in modo che il mondo non ci cada addosso e continuare a portare avanti la nostra professionalità aiutata da queste nuove tecnologie.